Allora, ciao Giorgio, sarò veloce, due domande di cui una spero possa piacere a tutti quanti. Prima ti hanno chiesto cosa hai sentito quando hai avuto la possibilità appunto di incontrare il maestro Emanuele. Io ti chiedo invece se puoi descriverci, visto, e quindi stiamo parlando di un incontro fisico, perché hai citato anche un incontro fisico, un momento, magari quello per te, anche se sono tutti toccanti, dove ti sei ritrovato proprio a vivere e quindi a descrivere. Tu hai citato la macchina, cioè immaginiamo una situazione, tu che guidi e lui che arriva, cioè, o qualcosa di simile che poteva esserti accaduto. Quindi se puoi descriverci proprio come l'hai riconosciuto e come l'hai vissuto, e questa è una domanda. La seconda, cerco se è possibile dare una risposta, hai parlato di verità nel Vangelo. Noi sappiamo il potere che ha l'istituzione, parlo di istituzione Chiesa, l'unico potere al mondo in tutta la storia dell'uomo che ancora esiste mentre tutti gli imperi sono crollati. Sì, è vero. Io ho sempre detto, Dio Padre e Madre manda un'energia, si incarna, questa energia, se avesse voluto che qualcuno scrivesse ciò che Dio volesse o non volesse nell'ambito della sua vita terrena, l'avrebbe fatto. Qualcuno dopo di lui ha scritto e ha narrato le sue gesta, e quindi sono ottimi esempi quando tu hai descritto unica verità al Vangelo. Sicuramente ci sono parabole, ispirazioni bellissime, però può darsi che è stato anche abbastanza ritoccato, quindi dire solo che sia verità, o se può essere fonte di aiuto per molti, ben che sia, direi forse che magari la verità può essere d'aiuto a andarla proprio per ogni anima, ogni spirito a ricercare all'interno, a prescindere uno scritto, se no la somma totale intelligenza e amore avrebbe detto: ok, questi non ce la fanno, descriviamogli e diamogli un codice, così seguono il codice, pace e amore. Questo non è avvenuto, e quindi perché deve essere fatto assolutamente dagli uomini? Mi sta bene degli esempi, ma non so se sono reso l'idea. Bellissimo. Grazie. Allora, ti rispondo alla seconda domanda. Il Vangelo per me è tutta la verità, ma io non ho detto che c'è solo questa verità. La fiamma è unica, gli aspetti sono diversi. È anche vero la Bhagavad Gita, per esempio, è una fonte di verità. Le Upanishad sono una fonte di verità. Gli insegnamenti del maestro Yogananda sono una fonte di verità. Rispondevo prima, a noi cristiani, quando noi, la maggior parte di noi, ci basiamo sulla Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, perché da ignoranti già non conosciamo manco la nostra Bibbia, il Vangelo. Quindi io do un messaggio un po' ristretto, perché a me piacerebbe che noi cristiani leggessimo il Vangelo e la Bibbia e poi magari potessimo spaziare sugli altri insegnamenti. Invece noi non leggiamo nulla e pretendiamo di sapere frequentando una chiesa, mangiando il corpo di Cristo, ma non sappiamo nemmeno quello che stiamo facendo. E allora ho detto prima, siccome noi siamo figli del Dio unico e delle religioni monoteiste, quindi Vecchio Testamento, quindi Corano, quindi Nuovo Testamento, Vangelo, abbiamo la religione di Israele, la religione musulmana e il cristianesimo. Noi siamo figli di questo mondo religioso, quindi, ma non ne conosciamo nessuno dei tre, nemmeno il nostro. Allora, per cercare di aiutare i miei fratelli in sala, ho detto: leggete il Corano, state attenti, leggete la Bibbia, state attenti, leggete il Vangelo, non c'è bisogno di stare attenti perché è tutta verità, nel senso che non ci sono delle tentazioni nella quale noi possiamo cadere leggendo il Vangelo. Ci sono, e hai detto bene, più che delle manipolazioni, delle omissioni. Magari chi ha divulgato l'istituzione nel tempo, questo non mi piaceva, lo togliamo, ma non mi risulta, e questi sono i messaggi che io ho ricevuto, poi io non ho la prova, e non mi risulta che siano state addirittura manipolate le parole di Gesù. Risulta che forse sono state omesse dei racconti. E poi c'è un'altra parte, della quale ovviamente tu sei padronissimo di credere o di non credere, che io ho visto, perché mi hanno fatto vedere, mi hanno fatto rivivere delle cose come se io fossi stato presente,
Dico come se io fossi stato, loro dicono che io ero presente. Io lo sento così forte che sembra vero, ma non ne sono certo. Quello che so è che è vero, quelle gesta che ha compiuto Cristo sono vere, perché in questi incontri fisici, come li chiami tu e anche io, lui mi ha confermato determinate cose. Quindi, ripeto, il Vangelo è fonte di verità assoluto per evitare le tentazioni. Una, a me interessa una, soprattutto, non le conosco tutte, ma una la contemplo, la tentazione che ci sono purtroppo negli altri testi religiosi è l'istigazione alla violenza. Il Vangelo è un'istigazione violenta alla pace. Il Cristo ti percuote, ti prende a bastonate per non fare violenza. Invece, la maggior parte delle religioni, allora, restiamo dentro le religioni monoteiste. Nel Vecchio Testamento, nel Corano, appunto, la religione giudaica e musulmana, ci sono dentro i testi sacri. Non solo istigazione alla violenza, guerre, ammazzano gente, migliaia. E il Dio ci chiese di uccidere quel popolo. Il Dio dei giudei, degli giudei di Israele. E il Corano, addirittura il Cristo del Corano, cioè il grande profeta del Corano, che Maometto faceva lui stesso delle guerre. Poi se ha ricevuto delle informazioni celesti, non le discuto. Cioè, come faccio io a dire... No, poi pretendo ai miei fratelli, credete a me. Può essere che abbia ricevuto delle informazioni celesti, Maometto, non lo dubito, ma certamente quelle che ha ricevuto che riguardano l'istigazione alla violenza e alla guerra non era il mio Dio. Il mio Dio è un'istigazione forte, anche che ti fa male alla pace, alla fratellanza, all'unione, alla denuncia del male che vuole distruggere i tuoi fratelli. C'è un'intimazione nel mio Dio Cristo, quando dice stai attento perché vai incontro alla giustizia di Dio, che poi è il karma. Vedi che Dio interviene se tu fai del male, alla fine fa giustizia. Infatti ci sono dei passi del Vangelo dove Cristo è feroce, dove parla di una giustizia di Dio molto violenta, che Dio distruggerà le nazioni, giudicherà e manderà alla morte eterna, tra virgolette, che non è eterna come sappiamo. Manderà lo spirito alla sofferenza, cioè ci sono delle minacce di Cristo che riguardano la legge del karma, se usi la spada di spada perirai, ma quando riguarda invece ciò che riguarda la vita quotidiana nostra nel nostro percorso evolutivo, Cristo è uno che ti impone, se vuoi essere amico suo, se no ti scaccia a essere pacifico, a dare addirittura una cosa contro natura, uno che ti fa male e tu gli dici bravo, continua. Questo è antinatura, non è nella natura nemmeno dell'uomo. E lui ti dice: io sono, se vuoi seguirmi, devi amare e sopportare tutte le sofferenze, ma ti dà il dono di denunciare. Infatti Cristo prende a bastonate il Sinedrio, Pilato, per tutti i potenti ne ha di gridi, e prende anche il bastone e prende a legnate chi vendeva le monete e chi mercanteggiava. E poi vedo un Cristo che gli impone agli apostoli non fare del male, se ti fanno del male te lo sopporti, ama tutti i fratelli. Quante volte dobbiamo perdonare? 7 volte? No, 70 volte 7, è un pazzo Cristo, ma è il vero Dio. Perché cosa può un Dio fare se non essere coerente con se stesso? La creazione, l'infinito universo è una straordinaria manifestazione di armonia e d'amore. E quindi questo Dio che si è incarnato in Gesù di Nazareth è il mio Dio. Il Dio che mi dice fai la guerra in mio nome è un Dio tiranno che io combatto con molta violenza.
L'emozione, caro, sì, scusa, hai ragione. No, la descrizione, guarda, ci assomiglia tantissimo Gesù, come l'ho visto io, a quello della Sacra Sindone di Torino, però modificata dalla NASA, ma non è questo. Non ci assomiglia a questo, è quell'altro, sì. Questo ci assomiglia anche. Comunque, cosa ti posso raccontare? Che ho poco tempo. Allora, una volta mi trovavo vicino Trieste, sotto un ponte, da solo, di notte. No Trieste, Pordenone, sotto un ponte, da solo. Nebbia, andavo a 20 all'ora, dovevo andare in un centro spirituale che noi chiamiamo Arche. E sotto il ponte vedo una figura, andavo a 30 perché non si vedeva niente, e vedo un giovane, poi un freddo da cani, vedo un giovane con una tunica, sandali, cioè, questo è un pazzo, ho pensato, lì fermo, mi fa un cenno e mi fermo. Quindi quando entra questo giovane io rimango scioccato, perché non era la prima volta questi incontri, no? Io mi fermo e gli apro la porta, lui entra. Mi fermo, tutto istintivo, non ho ragionato, ho detto, ma questo è un solo, ma questo non sente freccia, una cosa così. Entra dentro e io lo riconosco subito, ma questo riconoscere subito, prendila sempre che sono io che credo alle favole. Poi lui mi parla, poi c'ha queste mani nude con questi segni, che segni delle stimmate, cioè, sembra che ha questi segni, li ho visti anche da vicino, e lui... Io mi fermo e mi parla e mi dice delle cose, ma se io sono qui alla guida e questo è Gesù, lui mi mette la mano qua nel braccio, sento questo braccio, e quello che mi ha colpito da questo incontro, quello che mi ha detto era molto personale, se vuoi te lo dico, ma riguardava sempre le cose che devo fare e delle crisi interiori che a me mi fanno a pezzi, mi distruggono, quindi lui reputa opportuno mostrarsi, che è quello che mi salva. Quindi mi dice, cioè io appena lo vedo già mi pento di averlo tradito subito, cioè sono scemo, ecco. E poi mi parla, e quello che mi, se ti può aiutare, che mi colpisce è la luce propria che è lui, che si vede in tutta la macchina, e il profumo di rose che emana, malgrado avesse le sandali, questa tunica un po' usata, e sotto è nudo, credo, perché vedo le braccia. Ma faccio delle fesserie. In quel momento tu ti devi mettere nei miei panni, sei un deficiente, cioè gli dici, mi ricordo, per quello che ti posso dire, ti accompagno in un hotel, così gli ho detto, signore, ti accompagno, devi coprirti. E lui mi risponde, quale coperte, figliolo, quale hotel? Per dire, sei cretino, quale coperte? Queste Bellissimo. sono le quali coperte, figliolo, quale hotel? Se lui aveva dietro, poi dietro questa specie di collinetta, perché io poi quando lui scende io ci sto attento, fa un piccolo sentiero, ma 3 metri, e poi non lo vedo più. Dietro questa collinetta c'era una specie di luce, sai, una luce così, tipo una luce, e secondo me erano una di queste luci che poi lui E non all'hotel, è andato. Sì, a 25.000 stelle, no? Ne ho avuto anche altri. Questo qua che c'ha Pier ci assomiglia tantissimo, molto, e gli occhi soprattutto. Io uso sempre queste immagini. E poi quell'altra del Consolatore pure ci assomiglia tanto. Chiedo È scusa, ma alto, dobbiamo essere un po' sintetici. sì. Chiedo È scusa. alto un po' più, 1,80, 1,82 questa altezza qua, ed è atletico, ecco, non è mingherlino, così ho sentito, diciamo, la fisicità, se proprio vuoi saperlo.